Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui finalmente tornati su The Legend Craft. Bensì ragazzi, sono Pila Keep Horizon dopo 2 settimane. È vero ragazzi, sono abbastanza strunzo perché io dissi appena vincita la sfida farò il video. L'ho fatto un po' tardi, però raga, io spero che apprezziate comunque. Per quale sfida? Di quale sfida sto parlando? Raga, lo scorso video chi se l'è perso se lo vedo in descrizione. Ho fatto una cosa che mai nessuno ha fatto su YouTube riguardante Minecraft. Praticamente ho lanciato la sfida che se raggiungevate 80 like nel video avrei colorato i miei capelli di blu. Attenzione, la cosa incredibile ragazzi che il video è quasi a 560 views e ci sono ben 112 like. Quindi ragazzi, superato di 32 like la cifra da raggiungere. Quindi ragazzi, come promesso, ecco qui i capelli blu. Sì, sono molto strani, sono molto ambigui, molto brutti, sinceramente, fanno poco schifo. Però era la promessa e l'ho mantenuta. Praticamente ho sostituito il colore giallo con il colore blu. E fa un effetto un poco strano, raga. Sembro più un tipo punk, dark, non so, roba brutta. Però, raga, era la sfida e ce la teniamo. Comunque, raga. Come vedete ho un sacco di soldi perché non vorrei sbagliare il ragazzo che me l'ha dato. Tipo The Skytech, roba del genere. Se mi sono sbagliato, perdonami. Mi ha regalato un assegno di 5 miliardi, raga. 5 miliardi! Non so se ve ne siete resi conto. 5 miliardi! E quindi sono arrivato a 11,9 miliardi. Bilioni, magari biliardi. Comunque, detto questo, ragazzi, ho visto che mi avete fatto un botto di regali. Nonostante io fossi molto inattivo, qui c'erano tutti i blocchi di diamante, giusto per dire. Guardate com'è bella la testa blu. No, fa schifo, però lasciamo stare. E vi ringrazio davvero tanto perché davvero, raga, nonostante sono stato molto inattivo, davvero molto, erano 2 settimane che non facevo un video qui, mi avete fatto comunque dei regali e mi avete supportato molto nei commenti. Inoltre, ragazzi, molti diranno, Luke, hai lasciato il canale 2 settimane disattivo. Ragazzi, non è vero perché, se andate a vedere, ho caricato un video su una recensione di un microfono, il quale vi consiglio vivamente, raga. Però voglio aprire una parentesi. A parte che il video lo trovate sotto in descrizione oppure nei commenti, adesso vedrò. Il video è stato fatto a puro scopo di recensione. Praticamente non ci ho guadagnato nulla su quel microfono, che è davvero un ottimo microfono. E vi spiego cosa è successo, così chiariamo un attimo le idee. Però prima facciamo salutare YouTube e andiamo a scavicchiare, così ne approfittiamo per parlarne. Raga, un ragazzo solo ha salutato, però come notate, no? Giusto per quelli più iscritti al mio canale, come vedete, la maggior parte sono utenti nuovi. Perché io non ho mai sentito un certo Dumpack, un certo 14 Albi 25, cioè ragazzi, sono nomi nuovi e davvero sono tantissimi. Cioè, dopo 2 settimane che non recavo, mi sembra che è cambiato il mondo. Comunque, per scavare, ragazzi, vi dico una cosa, devo andare per forza nell'OP Lucky Prison B, perché nell'A ho perso tutto il mio piccone, bellissimo, carino. Quindi andiamo nella B, ma comunque si scava. Infatti, eccoci qua. Facciamo salutare YouTube anche qui e poi iniziamo con la storiella dell'azienda. Ok, ha fatto salutare, magari qui qualcuno saluterà, forse non lo so. Comunque, ragazzi, cosa è successo? Niente di male, anzi, un'azienda praticamente mi ha contattato perché è un'azienda che deve sbancare. Praticamente, e mi ha chiesto, Luke, se ti inviamo un microfono, ce lo puoi recensire? Perlomeno, ragazzi, mi hanno fatto scegliere a me più che altro l'oggetto tra un microfono e un dissipatore esterno per portatile. A questo punto ho scelto appunto il microfono. Intanto, ragazzi, saluto tutti con l'inchat che me lo stanno dicendo. Ok, intanto qui, ragazzi, mi ha chiesto il microfono. Sì, vabbè, il piccone. Comunque, ragazzi, per il microfono, stavo dicendo, me l'ha mandato questa azienda. Però per non ci guadagno nulla su. Praticamente ho avuto questo microfono a gratis, diciamo così, per recensirlo. Però, ragazzi, se volete, vi lascio il link in descrizione. Vi andate a vedere la recensione in cui ho fatto sia la presentazione che la prova audio, così vi rendete conto. E per me, ragazzi, credo che sia un microfono davvero ottimo per il suo prezzo, che trovate su Amazon a 25 euro, però trovate anche su eBay, da quanto ho visto, a tipo 20 euro. Poi non so se sono rivenditori oppure quell'azienda lì. Comunque penso che si può fidare perché, ragazzi, io compro un sacco di cose su eBay e quindi mi fido anche di eBay. Luca, ma dai, ora devo andare. Allora, raga, adesso sembro una persona cattiva. Ho semplicemente ignorato per questo video.
Johnny, ma non perché ho qualcosa contro di lui, sia chiaro, semplicemente perché adesso non posso dargli il piccone perché ragazzi devo spiegarvi una cosa. Prima ho recato un altro video, però ho droppato il piccone stesso a lui e l'ha perso perché col clear lag. Adesso non ce l'ho più, ragazzi, per evitare che mi spammi, Johnny, se stai vedendo il video non ti offendere, sappi che questo è il motivo, semplicemente per evitare spam perché ci sa che uno spammi un pochettino. Comunque ragazzi, detto questo, io spero che l'azienda ancora mi continui a mandare prodotti da recensire, ma soprattutto spero che voi vediate che qualità c'ha quel microfono, raga, perché davvero è stupendo. Io direi anche per chi ha piccoli canali e non si vuole comprare il Samsung come nel mio caso, no? Che è un microfono molto più costoso, ovviamente, da 25 a 60 euro cambia un bel po'. Può comprarsi tranquillamente quello, perché è davvero una qualità ottima. Poi, se non mi credete, basta andare a vedere il video e negli ultimi minuti faccio la recensione audio. Quindi mi fate sapere anche voi cosa vi sembra quel microfono. No, cosa vi sembra? Perché dalla forma sembra tutto tranne che un microfono. Però intendo la qualità, ok, raga? Non pensiamo a male perché qui siamo molto strani. Comunque, ragazzi, altra cosa che vi devo dire è il motivo della mia assenza. Perché sono mancato molto? Secondo voi, dai, provate a sparare. Indovine, indovinello. Praticamente, ragazzi, ho avuto problemi la scorsa settimana, che è stato proprio un inferno. Prima cosa con Telecom, quindi con la mia connessione. Per chi mi conosce bene sa che non ho fibra, non ho ste cose, perché qui non ci arriva manco se gli pago 10.000 euro al mese. Comunque, siccome non ho fibra, c'ho la Telecom, raga, può avere problemi più facilmente. Infatti ho avuto problemi per ben 4, forse sono anche troppi, 3-4 giorni comunque, il tempo di riparazione. Quindi sono stato 3-4 giorni su 7 della settimana senza connessione. E raga, credetemi che è davvero una cosa bruttissima, perché io volevo riprendere a fare video più spesso, però è andata male. Allora, vediamo un po'. Un ragazzo mi ha detto di confermare. Ma c'ho l'inventario pieno. Aspetta, devo vendere. Allora, vediamo un po', raga, un attimo qui. L'interruzione. Non ti invia nessuna richiesta? No, Luke, cosa no? Cosa? Signori, cosa? Comunque ragazzi, stavo dicendo, ho avuto problemi di connessione, quindi non riuscivo a collegarmi né sul server né tantomeno a caricare i video, perché magari se veniva crashava subito. Poi ho avuto problemi di studio perché molto assegno, ragazzi, adesso ho iniziato il terzo trimestre, ossia l'ultimo, e quindi è davvero molto complicato. E quarta cosa, ragazzi, ho aiutato molti miei genitori, ho ricondizionato, diciamo così, dei componenti di un vecchio computer che ho preso da mio padre, praticamente, con l'obiettivo di venderli, perché ragazzi, per chi non lo sa, sto cercando di progettarmi un nuovo computer. Ho già ordinato case, scheda madre, quindi ho avuto già i primi big money per comprarmi sta roba. Però raga, ci vuole ancora tanto, quindi non ve ne sto a parlare. Di conseguenza mi sono dedicato anche ad altre cose per migliorare il canale, perché vi ricordo, io cerco di potenziarmi, PC, fare tutte queste cose, proprio per migliorare anche la qualità sul canale, magari fare anche delle live, pur avendo una connessione lenta. Avendo anche un PC più potente potrei fare comunque qualcosa di meglio. Potrei fare diverse cose, ragazzi, davvero interessanti con un PC più potente. E questo è il motivo per il quale sono molto occupato, sia a livello di studio, lavoretti e roba del genere. Comunque, detto questo, ragazzi, continuiamo a scavicchiare e spero di poter riprendere un ritmo equilibrato per il canale. Io non vi prometto nulla, raga. Molte volte so che ho detto troppe volte. Io riprenderò. Non vi preoccupate, un video al giorno da questa settimana, da questa, da questa, da questa, si è ripetuto per 3-4 settimane. Fatto sta che non ho ripreso con continuità. Quindi ragazzi, non vi prometto nulla stavolta, perché mi sento anche io in colpa del fatto che non sto caricando più nulla. Ma soprattutto ragazzi, devo cominciare a farmi dei progettini per la Sky Grid, perché ho intenzione di riportarla. Quindi vi raccomando, fatemi sentire la vostra presenza, ma non quella brutta, ma quella bella, con i like, raga, praticamente. Perché ci sarà un altro tipo di presenza, ma mi farebbe tanto male. Però non ne parliamo di quella, perché sembrano negozi stando sconce che poi si fanno con quel microfono bello e carino. Comunque, raga, a parte gli scherzi, penso che tra qualche giorno, però non sono sicuro, vi passerò anche in qualche video il mio account di eBay. Perché questa cosa? Perché su quell'account di eBay sto vendendo proprio questa roba che sto rimettendo a posto del computer, eccetera eccetera. Magari se a qualcuno serve un alimentatore, una scheda madre, anche un microfono, roba del genere, lo potrete comprare da lì. Soprattutto anche il microfono nuovo penso di metterlo in vendita lì, ragazzi, quasi sicuramente, perché appunto, raga, io l'ho aperto, ho fatto la recensione e l'ho chiuso, quindi è nuovo di zecca praticamente. E
e mettono anche una percentuale di sconto, roba del genere. Quindi ragazzi, se volete avere informazioni sulla roba mia che posso vendere, basta che me lo dite. Se siete interessati posso anche iniziarci una serie tipo la roba che vendo su eBay, e non so, si potrebbe fare. Comunque detto questo ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Non so quanto mai è durato, che belli sti capelli blu. Non so quanto è durato, in caso sia durato troppo poco mi dispiace, ma vi voglio bene. E dai prossimi video raga si farà roba più seria, almeno questo lo spero. Un attimo andiamo a vedere il regalo di Ross e poi concludiamo tutto. Guarda negli hopper, guarda negli hopper. Sì raga, questo qua vi ricordo che l'ho pila che i presombi, quindi non c'ho quasi un gets. Grande Ross che mi ha regalato l'arco. Wow wow wow, che cacchio di arco è? Forse quello boia? Pure la spada? Grazie Ross. Però ragazzi vi ricordo che io gioco sul Prison principalmente, quindi i regali li segno comunque lì, eh. Se mi lasciate qualcosa qui io mi farò un giretto e poi dico az bel. Oddio, un libro. E chi lo sapeva? Ma Boy Excavation 1 online. Luke dice, ma che cazzo è sta cosa? Vabbè raga, libri strani e la Bibbia ho trovato. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, è durato ben poco. Adesso trovo il piccone a Johnny. Detto questo, lasciate like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.